Pianeta L, che vuol dire Pianeta Luzzati, un acronimo, Pianeta Luzzati. Oggi siamo con Deborah Petrina, ma io in realtà la conoscevo come Petrina. Sono Deborah Petrina, quindi poi ho scelto di... Anche se quando andavo a scuola mi dava fastidio che mi chiamassero Petrina, no? E non Deborah, invece adesso ho deciso che Petrina poteva essere un nome d'arte, insomma, perché sembra una piccola pietra, quindi un po' di nervo, ecco. Ti sono venuta molti anni fa la prima volta, proprio sempre invitata dall'associazione Anfossi, con un programma tutto contemporaneo. Poi sono venuta più volte alla CLAC, mi sembra la tosse, poi ho perso un po' il conto, anche al Porto Antico anche fui, e qui non sono mai stata, non sapevo nemmeno ci fosse questo spazio meraviglioso, quindi è una prima volta comunque. In questo spazio guerreggiavano lottatori, centauri, uomo contro fiera intesa come cinghiale. Tu ti senti lottatrice? Totalmente lottatrice, in quanto donna nella musica, che al giorno d'oggi, che se ne dica, è molto molto difficile. Infatti poi il programma è tutto incentrato un po' sulle donne, su me compositrice, ma anche su altre grandi donne compositrici che hanno fatto la storia della canzone in modo avventuroso, quindi scostandosi dai sentieri, diciamo, più conosciuti. E quindi sì, mi sento anch'io guerriera, e guerriera anche nel portare comunque tutta questa strumentazione qui in centro a Genova. Devo dire, è stata una bella lotta, quindi sono molto fiera. Qui volevo arrivare perché Deborah viene da un percorso classico, direi, ma totalmente sperimentatrice. Sì, sì, ho fatto un percorso classico e poi mi sono discostata, mi stavano strette, diciamo, certi generi, e infatti poi il titolo di questo programma è un verso di Laurie Anderson, I Hate Zoos, odio gli zoo, ed è una cosa in cui mi rispecchio, perché ho sempre odiato i generi, le barriere, gli stili predefiniti, e quindi sono sempre andata fuori strada. Mi stai dicendo che ti potessi cimentare in altri generi, ma perché no? Super contemporanei, tipo la trap, e ci vedo, con sfera e basta. Sì, mi piace. Sì, mi piace. Il rap e l'hip hop mi piacciono. Con la trap ho un po' di difficoltà per il via dell'autotune. Quello mi dà un po' di... perché mi... No, non ce l'ho. Io ce l'ho, sì, c'è una funzione autotune, ce lo sai tu, vero? Ma non la uso perché potrebbe essere usata in modo sperimentale, però questo sì, non l'ho ancora fatto. E c'è molta sperimentazione, perché oltre al vinile che riguarda il mio ultimo album, che si intitola L'età del disordine, ce n'è anche un altro molto sperimentale, un album che ho composto assieme al maestro Giovanni Mancuso, compositore veneziano. È un album di viaggio, un viaggio fantastico in mondi sconosciuti, e quindi è una cosa completamente diversa dal mio album cantautorale. E poi c'è anche un piccolo libro che ho autoprodotto, che ha però una prefazione molto importante, perché è quella di Tiziano Scarpa, grande scrittore, vincitore del Premio Strega, con cui porto da vari anni in giro anche un progetto musicale in cui lui racconta le sue storie e io suono e canto le mie. E adesso la domanda più difficile, per cui tutti e tutte mi temono. Sei pronta? Deborah Petrina, o semplicemente Petrina, cos'è per te uno spazio comune? Allora, uno spazio comune è uno spazio in cui ci si ascolta, credo sia la prima cosa, l'ascolto, che è una cosa che ci dimentichiamo spesso. Ascoltare significa non che tutti devono parlare, ma ascoltare significa anche che tutti stanno zitti, e alla cage, quindi ascoltano semplicemente, come dicevi tu, l'energia che c'è in uno spazio. E credo sia veramente doveroso, soprattutto in questo momento della storia, trovare, ricercare e rendere obbligatori degli spazi condivisi e comuni. Due chiacchiere con Carla, associazione Anfossi, che ci spiegherà un po' di cosa si tratta. La nostra associazione è un'associazione che festeggerà nel 25-30 anni di attività sul territorio genovese e italiano, e abbiamo la nostra stagione, si chiama L'Antico e il Nuovo, proprio perché ci piace sperimentare musica di alta qualità di ogni genere. Quindi nella nostra programmazione trovate di tutto, dalla musica contemporanea alla musica antica, alla musica elettronica, alla musica jazz, e anche a questo evento di stasera una musica molto particolare, quella che ci farà sentire Deborah Petrina, che è un po' fuori dagli schemi, perché non si può definire musica jazz, non si può definire musica pop rock, non si può definire cantautorato, quindi sarà una bella sorpresa. Noi abbiamo un gruppo di abbonati che ci segue in tutte le nostre peripezie, che sono un po' dei
i nostri sostenitori, e poi abbiamo del pubblico che viene a sentire magari singoli concerti a seconda del proprio interesse, quindi anche giovani, persone di tutte le età, turisti, siccome noi non abbiamo una sede fissa ma utilizziamo gli spazi, quindi magari sedi dei rolli, palazzi antichi. Anche il concerto di stasera poteva essere fatto solo qui, non aveva senso farlo in un altro posto, proprio per quest'idea di spazio comune e di musica condivisa. Il grosso problema della città di Genova è che non esistono spazi per fare musica dal vivo di qualunque genere, quindi spazi con sale che abbiano magari 200 posti, 300 posti, ma esistono solamente i grandi teatri che richiedono naturalmente poi un affitto sala o delle strutture diverse. Quello che manca è proprio degli spazi come questo spazio comune, ma anche magari ex fabbriche, ex palazzi completamente abbandonati, anche in quartieri più lontani dal centro, che dovrebbero rivivere attraverso la musica. Sarebbe bello se ci fosse uno spazio dove i giovani, le persone sanno che tutte le sere c'è musica dal vivo di qualunque genere, senza dover seguire per forza una programmazione o un'associazione, un po' come succede a Milano in tantissimi quartieri, quindi uno spazio aperto, disponibile per le varie associazioni, con magari un bar o un qualche cosa di vicino, un qualche cosa che ricorda un po' anche questo spazio, però ce ne vorrebbero molti di più. Ci potete seguire sui social, quindi Facebook, Instagram e LinkedIn, o naturalmente sul nostro sito associazionepasqualeanfossi.it. Quindi se ci cercate, ci trovate, fateci tutte le domande, fateci dei suggerimenti, forniteci delle idee e noi saremo felici di ascoltarvi e di ospitarvi ai nostri concerti.